A un passo da Ovada, il castello di Tagliolo, si erge maestoso nell'Alto Monferrato. Feudo imperiale nel 967, appartenne alle più famose famiglie genovesi, gli Spinola e i Doria. Nel 1498 il castello passò alla famiglia Gentile, successivamente Pinelli Gentile, tuttora proprietaria. La parte più antica del castello è la base della torre, che è del decimo. Nasceva come torre d'avvistamento antisaracena, come la maggior parte dei castelli in questa zona. Successivamente c'è stata un'aggiunta nel 1300 e poi un'ulteriore aggiunta nel 1650. Il castello poi ha subito alcuni restauri a fine dell'Ottocento con un architetto portoghese chiamato D'Andrade ed è nella nostra famiglia, questo ci tengo a precisarlo, dal 1498. La cultura delle viti sui terreni del feudo e la produzione del vino nella grande cantina del castello risalgono a un'antichissima tradizione di famiglia. Il castello ovviamente continua la produzione di vini da propri vigneti, questa è la nostra forza, abbiamo sempre continuato questa e portato avanti con le tecnologie questa passione del prodotto vino, la qualità del vino. Qui la zona più importante è per il dolcetto di Ovada, il dolcetto dunque è il nostro vitigno principale. Oltre al dolcetto abbiamo altri vitigni con i quali facciamo degli assemblaggi rossi e bianchi. Abbiamo anche una lunga tradizione di spumanti e facciamo anche dei vini molto particolari quali un dolcetto chinato e un passito. Abbiamo sviluppato invece recentemente anche altre due attività che sono l'organizzazione di eventi all'interno del castello, quali matrimoni, pranzi di gala, degustazioni per gruppi ovviamente, e poi più recentemente anche la possibilità di pernottare in questo borgo medievale dove attualmente ci troviamo, in questo giardino che si affaccia sui vigneti, dove i nostri ospiti stranieri e italiani amano molto venire a soggiornare e degustare i nostri prodotti.